dicevo, noi siamo a conduzione biologica, a parte i vigneti di nuovo impianto, dove i terreni vengono ancora fresati per far sì che le infestanti non vadano troppo a rallentare l'accrescimento della barbatella. Noi nei vigneti adulti, li chiamiamo ormai in piena produzione, cerchiamo di mantenere l'inerbimento perenne, ovvero come in questo, vedete, fra qualche giorno, se il meteo ce lo permetterà, andremo con una trincia a sfalciare l'erba, il residuo erboso che viene macinato e sminuzzato ricade sul terreno, in modo che ha due effetti: il primo di contenere le erbe infestanti in modo che non accrescano, e il secondo di far ritornare, diciamo, al terreno quella sostanza organica che nel tempo ritornerà tale, data dai residui della sfalciatura. Degli organi scalzatori solo sulla fila, in modo da poter proprio rovesciare il cottico erboso, il mazzo erboso, e andarlo a strappare. Vedete, queste radici che negli anni si sono veramente affrancate bene, e facendo questa operazione ogni 2 o 3 anni praticamente teniamo pulito il sottofila. Purtroppo nei vigneti in fondovalle, dove l'inversione termica è veramente importante, mai come negli ultimi anni si sono verificate questi sbalzi termici così importanti, e ci danno questa problematica che per arrivare ad avere il 100% di tutta la popolazione a livello produttivo, magari bisogna fare 2 o 3 anni di sacrifici a rimpiazzare le fallanze che vengono decimate veramente col freddo. Dicevo che la vinificazione in bianco si svolge in questa parte di cantina, dove c'è questa batteria di serbatoi in acciaio tutti termocondizionati, in modo che il mosto, una volta arrivato dalla pressa, quindi dalla prima spremitura, viene portato a fermentare ad una temperatura controllata, in modo che ogni tipologia, Pinot piuttosto che Riesling, piuttosto che Moscato, in base ai lieviti utilizzati per la fermentazione, ogni lievito ha una temperatura fermentativa ideale, e noi cerchiamo di mantenere questa temperatura di fermentazione ideale in modo che il lievito possa svolgere il suo compito nelle condizioni migliori per lui. Una fermentazione tanto sarà migliore quanto sarà lunga a temperatura costante, in modo che il lievito possa estrarre durante il suo lavoro tutte le sostanze aromatiche varietali dall'uva, del mosto che sta fermentando. Noi, oltre al bio in campagna, oltre al bio in cantina, vogliamo anche rispettare un po' quello che c'è attorno al nostro vino, perché giustamente noi siamo passati a questo formato di bottiglia perché la vetreria ci dà una certificazione nella quale dice che almeno il 50% di vetro utilizzato per fare questa bottiglia viene dal riciclo. Poi la capsula utilizzata non è più in PVC termoretraibile, che è un derivato dal petrolio, quindi non è riutilizzabile, ma utilizziamo delle capsule di polilaminato, alluminio, che possono riprendere altra vita, come le lattine e altri prodotti di alluminio. Anche le carte e le colle che utilizziamo sono particolari perché, messe a bagno qualche ora nell'acqua, l'etichetta si stacca molto facilmente, lasciando un residuo colloso, ridicolo, veramente irrisorio. Questo a livello proprio nostro interessa relativamente, ma nell'industria del riciclo invece utilizzeranno meno solventi a livello di tonnellate di vetro da riciclare per dover purificare i residui di vetro prima di essere rimessi nel ciclo di una nuova vita. Senza dimenticare poi, teniamo utile e dilettevole, abbiamo la comodità anche di un QR code, quindi se la tecnologia al giorno d'oggi è comoda, usiamola, facendo la foto sulla bottiglia viene rinviato al sito, seguendo tutti i prodotti che produciamo, seguendo tutto quello che facciamo. Insomma, questo per unire sia un po' di storia, di innovazione e di modernità all'interno della nostra bottiglia. Prossimo passo vorrebbero essere gli inchiostri naturali, i colori naturali,
abbiamo ancora delle limitazioni per due motivi. A, le tonalità, però ci sono pochissimi colori da utilizzare. Ma B, ancora cosa più importante, è che certe tipologie di lavorazione, tipo il rilievo, il caldo, fatto a gommina, non riescono ancora a farle con questi inchiostri perché non stanno, come dire, insieme tecnicamente si chiama. Non è facile gestirle. Probabilmente nei prossimi anni, a distanza di, insomma, di poco tempo, ci sarà anche questo stesso. E invece per i tappi? Tutto sughero, microgranulato. Non ne avevo uno perché è una cosa carina. Praticamente abbiamo, parlando di vini fermi classici e di vini frizzanti, anche A per il cliente, perché a mio avviso è simpatico, e B per noi, proprio da riconoscere facilmente. Vabbè, abbiamo la scritta Organic Wine, proprio da attribuire per fatto del vino. E poi abbiamo, soprattutto in quella di frizzanti, abbiamo inserito uno stampo, cioè abbiamo fatto fare uno stampo della ditta che ci produce i tappi, con una serie di, come dire, di bollicine, in modo che viene riconducibile tappo vino frizzante, perché se si produce un tappo, questa cosa che abbiamo pensato. Sono Bisio Davis, vi aspetto tutti a Montalto nella mia azienda a assaggiare i nostri vini bio e buona giornata!